Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video da Orange 420. Porto un altro influencer a fare shopping. Infatti oggi sono qui con Patrizio Morellato. Buongiorno a tutti ragazzi, sono anche con un altro ospite. Con Aaron, è un nuovo innesto in famiglia. New entry. Patrizio è uno che di vestiti, sneaker, se ne intende, se ne capisce. E quindi ho voluto appunto portarlo qui oggi dagli amici di Orange. Detto questo, non perdiamo altro tempo e andiamo dentro a coppare un po' di robe. Let's go! A svegliare un po'. Eccoci! Brother, tutto a posto. Ciao Patrizio. Patrizio, non so se magari l'hai già visto sui social da qualche parte. Sì, direi di partire dalla parte abbigliamento, come sempre. Abbiamo deciso di fare come con il video di Sespo. Okay. Lo vestiamo noi. Ah. Ok. Lo facciamo da styling. Questo non me l'avevano detto, però. Surprise. Va bene. Un po' una sorpresa. E nel mentre gli farò anche qualche domanda. Perché ha rapporto lui con le sneakers o comunque con l'abbigliamento. Spostiamoci di qua. Vai. Matt! Eccoci. Vieni qua. Dammi una mano. Allora, direi partire dal top. Ok. Io avevo visto una chicchetta, questo maglione di Dolly. Hai sentito il tessuto? Sì. In mohair. Che dici? Questo dietro è swag, eh. Bello dietro. Questo ce l'abbiamo. Collab con? Tacco dei giganti. Con il tacco dei giganti? Io non sono un nerd, quindi non ne capisco. Non sono un nerd. Solo FIFA. Cioè sono un po'. Io con Titan ho visto due episodi, poi io l'ho smesso. Non ce la faccio. Quindi questo, li mettiamo sopra. Sì. Poi come pant? Secondo me c'è più una cosa così. Ci vorrebbe stare bene, ma un jeans, ok. Anche lui veste. Stracomodi. Veste. Io come vedi, cioè, vesto no, solo. Lo stile, ci siamo. Siamo lì. Ecco, questo sta bene. E poi se fai un accessorio, un cappellino. La vostra preferenza. Non lo so, io di solito capelli un po' bassini non. Okay. Non mi stanno bene. Guarda capito? Un po' quello, bradi. Questo qui? Sì. Questo già. Questo vedi. Di Huff. Che va a matchare con un po' quel pantalone. Voglio riprendere il blu del pantalone. Esatto, tra l'altro c'hai su anche la roba di Huff. Ok, manca la cosa più importante che però non gli spoileriamo a lui, ovvero la scarpa, la sneaker. Che intanto ti diamo queste cose qui, te le vai a provare. E mi lascio queste. No, stai scalzo e ti portiamo noi la scarpa prima di uscire, ok? Allora, fai vedere. Tosta. No, Dunk non ci vede tanto lui con le Dunk. Vero? No. Più una cosa... Andare più una roba chunky. Con la... Una Jordan 4. Possiamo riprendere il cap con quella. Questa forse la sua, sì. Mi sembra la più corretta. La migliore. La più corretta. Salve. Tutorial questa. Tutorial. Non è che mandiamo fuori le persone al negozio. Deve sempre continuare a lavorare. Sì. Brother, ti ho trovato questa. Una chicca. Che fitta con. Col cappellino. Col cappellino. Bene. Bella scelta, eh. Ti piace? Sì, piace come sta? Sta indossi J4. Ho visto. Sì, questa è una parecchio. Delle migliori. Secondo me. Poi anche il materiale con cui è fatta la pelle alla fine. Sì. Molto figa. Perfetta. Da trattare un po' con cura perché è bianca, quindi appena sporti un attimo, sono cazzi però. Beh, ti do la tua taglia corretta, quello lì era troppo grande. Grazie mille. Mamma mia. Vai, fittala e voglio vedere come sta tutto quanto assieme. Intanto che metti su la scarpa ti volevo chiedere com'è il tuo rapporto con le sneakers. Il rapporto è buono perché cioè tipo di Jordan 4 ce n'ho 7. Però ultimamente, cioè ormai da un po' di mesi, le mie Jordan preferite sono diventate le 3. Cioè okay. Io adesso mi sono arrivate quelle per J Balvin che attualmente sono le mie preferite. Cioè io vivo praticamente. E da quanto tempo sei appassionato di Da veramente qua? Poco. Neanche un anno. Ok. Sì. E come mai ti ha catturato? Perché cioè tipo c'erano delle giornate in cui ero magari vestito bene. Cioè mi sentivo proprio meglio anche uscire fuori, no? Ok. Confident con te stesso. Sì, esatto. Molto più confident. E da lì ho detto ma sai che c'è, mi interessa molto di più. Magari può essere il mio mondo. E così è stato. E come brand di sneakers solo Jordan oppure anche qualcos'altro? No. Adesso vabbè indosso principalmente Timberland come visto anche all'inizio perché vabbè i boots sono un po' anche da trend quest'anno e comunque sono delle scarpe comode. Sì, ma non solo per il trend, io ce l'avevo anche anni fa, poi le ho distrutte. Però Timberland, poi che c'ho? Adidas, metti qualcosa? Adidas, Gazelle. Sai che le Gazelle, cioè non le sento mie, sono bellissime come scarpe. Campus? Campus le ho comprate.
quando sono a New York ho comprato due, solo che non le ho mai messe e le ho rivendute perché tanto ho detto è inutile che stanno... È inutile lasciarle lì. Però le Campus sono belle. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che le Campus, cioè da un momento all'altro sono diventate troppo in trend. E quindi è stancato subito. Ma anche questa cosa di TikTok che predicta un po' i trend e fa vedere poi tutti ce li hanno su. Come è successo... Per dirti le Timberland adesso sono ritornate di moda. Però cioè io no, tipo... ma in realtà cioè, già da un anno che, che anche artisti eccetera se mettevano su. Bello. Beh, devo dire bene. Andiamo a vederci allo specchio, vediamo. Bello, con le spalle, col cappello sta bene. Forse il pantalone non... Non te lo senti troppo tuo? No. Troppo stretto, eh? Sì, è un po' stretto. Poi forse il celeste col marrone così, non lo so. Proverò a cambiare, che dici? Matt, cambiamo. Il nostro... Tagliamo un modello proprio. Modello. Vai, modello, scegliamo qualcos'altro, è giusto anche che lui delinei le sue preferenze a livello di vestiario. Secondo te, Pat, come ti senti più... Qualcosa di più baggy sicuramente. Ok. Bello largo, anche magari che non è la mia taglia proprio. Tipo un combat così chiaro col marrone. L'importante del pantalone li guardo sempre come chiude. Questa è una taglia piccola però. Ok. Se no poi possiamo andare su white, su questi di hobby che sono proprio baggy. Ok. Già una roba così sono. Esatto, io il più baggy che c'hai. Tutti questi qua. Però sono troppo stretto qua. Però sono taglie piccole, cioè tu. Lo so, ma già questo, anche se lo consideri un po' largo, non gli piace. L'ho inquadrato come. Secondo me è questo. Questo? Come fitto, sì. Però anche questo, bro. Com'è questo qua di. Io vabbè, dimmi te, se non lo so. Non volevo creare sta confusione, scusate. Sì, che enorme tutto di là. Questo è bello, però. Mamma mia. Tu ti vedi addosso, però è largo. Se lo vogliamo ancora più largo, poi tocca prendere la tuta. No, come vai, proviamo provare questo. Ok. Dai, vai, proviamo questo che magari tentiamo di non cambiare tutto l'outfit, proviamo. Cambiamo la scarpa, insomma, è la soluzione migliore. La 4 è troppo grossa, cioè tipo una più bassa. Una da SP, una Dunk, proviamo a vedere. Anche secondo il tuo gusto, Pat, cosa cappello, sì, scarpa? Questo sarebbe bene. Perché allora io ho questo problema. Che le Dunk non riesco proprio ad accettarle. Ne avevo capito. La 5,50. Ho una 5,50. Che dici? Bassa. Sicuramente fitta meglio della J4, secondo me. Questo è bello, eh. Questo si però devono rifare sì l'outfit. Va bene. Se mettiamo questo, perché... Tanto capiamo se gli... Se gli piace. Stretto ancora, cioè. Sì, no. Chiude stretto qua. Stretto. Ok, questo forse ci siamo. Ok, il pantalone abbiamo capito qual è. So che tutte vorrebbero essere al mio posto in questo momento. Ok, però il maglione si va... Va cambiato. Ha fatto un change del maglione. Ti piacciono le robe con la grafica grossa, con la scritta grossa? È indifferente. Una roba così? Questo è bello, eh. Mi piace. Mi spacca. Pure secondo me. Bello, no? Sì. Il cap a sto punto ci sta. Come vuoi, se no è una cuffia. Nera. Che dici? Vai, prova. Ci sta. Ce l'hai più grossa? Sì. Io c'ho il capoccione. Tipo... Questo qua va proprio a sfasare i colori, secondo me. No, sicuramente se teniamo queste scarpe sì, però a me piace... Ci cambiamo scarpe? Tanti colori. Mettiamo qualcosa di marrone come scarpe. Che effettivamente bianco e blu, poi c'è il nero, non mi piace. Sì. Cappello c'è. Cappello è lui, eh? Cappello è lui. Bello pure quel beige così marrone, eh? Spacca secondo me, eh? Ma pure secondo me, a me piacciono i colori tipo... Un po' stravaganti? Sì. Ma guarda che non c'è pure secondo me. Se ti senti... Le scarpe sono da cambiare, sì. Vedi? Cambiamole. Mettiamoli le... Le super kick. No, mettiamoli le 5,50. Brown, collaborazione. La chicchetta proprio questa. Sì. Non so le super kick, però. Le Andor. Magari facciamo un outfit dopo. Con le super. Partendo dalle scarpe. Bravo. Dalle super kick. Intanto proviamo queste qua. Vai. Questa è una bella scarpa. Vabbè, è un po' come silhouette, un po' mainstream così, però sì, è una collab figa. No. Qual è, Pat, una collab che sogni con un brand? Cioè che vorresti lavorare per quel brand là? Oddio. Ti ha messo in difficoltà. Un Prada, un Louis Vuitton... Ma non per forza in realtà, cioè per dirti... Qualcosa più street? Sì. Supreme mi piacerebbe tanto. Cortez, stavo a dire. Cortez. Perché io sono molto più da, secondo me, Cortez che Stussy. Più street? Sì, ok. Perché Stussy è molto... Molto semplice, molto tranquillo. Ok. Invece Cortez ogni tanto tira fuori certe chicche che... Trapstar, ti piace? Trapstar no. Troppo maranza? Troppo maranza. Ok. Una via di mezzo tra
Lo Stussy e il Trapstar. Beh, allora, così sta bene. Così meglio, secondo me. Vabbè, poi quel laccio lì. Sì. Così è molto meglio. Siamo partiti da una cosa e siamo arrivati a un'altra. Però... Vabbè, oh, è giusto così. Però soddisfatti, dai. Almeno questo. Pensate che ti piace. No, a me piace così. Ce l'abbiamo. Quale delle tre preferisci? Rosa, verde o blu? Penso quella. O quella azzurra. Sì, quella azzurra. Azzurra? Ecco che intendevi quando dicevi super kick, eh? Questa è da bella. Da qua possiamo partire creando l'outfit. Vabbè, partiamo comunque dalla super kick in colorazione blu. Questa è un po' tosta da buildare l'outfit così. Secondo me ci riusciamo, dai. Allora, come pantalone abbiamo capito che bisogna andare con un altro modello di questo qua di Obey, quindi sì, double knee, visto che la visibilità gli piace. Sì. Bianche, un po' tutto insomma. Quindi direi di andare con questo qui, anche se la taglia è più stretta sta qua, però gli prendiamo la taglia quella corretta. Sopra direi di fare un outfit tipo primaverile, quindi una t-shirt bianca. E poi andiamo a prendere questa giacca che io conosco bene, il mio brand di Hot Pattern che è uscita l'anno scorso. E questa è bella, questo è un bel pezzo. Grazie, grazie. E direi che può funzionare, può funzionare. Maglietta grande? Va bene. No, va bene. Sai cosa gli metterei? Quella rosa. Rosa, che c'ha laccio arancione. Sì. Arancione e marrone sta bene. Secondo me è meglio. Queste stanno meglio rispetto a quelle di prima. E secondo me se ci mettiamo qualcosa sopra che riprenda le scarpe... Infatti stavo cercando una roba del genere. Bro, è la sua. Cioè veramente devo mettere il passamontagna. Proviamo a fare sta giocata. Tutto così. Che dici? Se no qualcosa di neutro? Beh, neutro meglio. Ma sai che secondo me quello arancione non ci sta male. Io ci metterei quello arancione. Arancione? Sì. Questo qui? Non ti piace? Proviamolo, proviamo. C'ha la testa grossa. Ma sai che? Meglio, secondo me. Forse sì, questo. Non è più figo quello. Aspetta che gli tolgo. Vediamo una cosa. Molto meglio quello. Bello, bello, bello. Così sì, così sì. Andiamo... A me così piace. Bello. Fra, sì. A me questo mi piace. La maglietta la metterei più crop. Sì. Qualcosa di più crop per la maglietta. Però provo a girarla un attimo dentro giusto per vedere come sta. Esatto. Che scende poco sì. Sotto. Direi approvato. Metto. Io però, cioè, mo seriamente non perché stai qui, ma devo fare complimenti per questo fit perché, cioè, sto giacchetto, raga, penso che è uno dei migliori che mi ha mai fittato in vita mia proprio. Cioè. Grazie. Creato ad hoc per Patrizio Morellato. No, veramente, non perché stai qua, veramente te lo dico. No, grazie, ti ringrazio davvero. Andate a seguire la pagina Instagram di Outpart and Club, bastardi. Allora, maglietta leggermente più corta, questo avevo capito, però ci sta, dai. Secondo, no, così mi piace. Secondo mi fit piace. Andato, top. Queste sono davvero super kick, eh. Top. Mica perché si chiamano così. Sono curioso di sapere i top 3 brand che indossi. Perché io ti dico la verità, io indosso molto vintage. Cioè io ovunque vado, per dirti, settimana scorsa ero a Barcellona. L'unica cosa che mi premeva fare era cercare i negozi vintage. Sì. Okay. E lì ho preso un sacco di robe. Però per dirti, c'è un brand che ultimamente mi sta piacendo tantissimo, che tra l'altro è un mio amico, che si chiama Nude Project. Ok. Conosci? Sì. Un brand che nasce a Barcellona e poi si è espanso anche a Milano. Se no, brand che mi piacciono tanto, Supreme okay. Sicuramente mi piace tantissimo. E Cortez abbiamo detto prima? Cortez sì. E se ne vuoi un altro oltre quelli che abbiamo detto prima... Sai che una roba che adesso è diventata troppo maranza, che però secondo me è veramente elegante, è Lacoste. Lacoste a me piace tantissimo il brand. Lacoste, sì, no, non è male come me, c'ha alcuni pezzi... Cioè tipo le tute intere a me fanno impazzire sì, Lacoste. Okay. Adesso sono io non intendevo quelle, dove magari Polo, roba così. No, certo. No, Polo ovviamente sì, mi piace tantissimo. Però le tute intere adesso sono etichettate come maranza, però secondo me no. E invece la sneaker più costosa che hai nella tua collezione? Una che però non ho mai indossato. Vero? Cioè, perché non mi piace. Okay. L'ho presa solo per collezione. Che è la... Jordan 1? No, le Converse per Dior. Le Converse? Ok. Quelle trasparenti. Sì, ho capito quali. Forse sono quelle, se non sbaglio.
è un qualcosa meno elegante, anche se non è elegante perché è sempre da Converse. Le Jordan 3 per J Balvin. Ok. Ma costose non è che ce ne ho tantissime. C'ho praticamente 8 paia di Jordan 4, però comunque si girano sempre intorno a 3, 4, 5, 600. Bisogna rimediare qua, bisogna prendere il pezzaccio quello. Tu che mi consigli come pezzaccio? Guarda, ti dico, visto che mi hai nominato Jordan 4, è tipo quelle per off. Sono effettivamente, un po' più classiche, però vabbè, quella, cioè anche secondo me tra 100 anni saranno ancora fighe. Sì, sì. Hanno, vabbè, ti dico, a me color. Tipo sulle scarpe il color panna non piace troppo. Ah no? A parte J Balvin che cioè, mi fanno troppo impazzire. Ok. Matt, un consiglio. La scarpa che deve comprare Patrizio per avere un pezzaccio nella collezione? Se c'ho tante 4, io direi una 4 in collab sicuramente. Una collab che tieni in mente. Jordan 4 Union. Ti direi. Pure. Ok, detto questo, adesso ti sottopongo arrivato il momento del quiz, ragazzi. Momento del quiz, mettiamo alla prova allora, Patrizio. Io come ti ho detto però... Già mette le mani avanti. No, già. È da un anno che mi sono appassionato a questo mondo. No, vabbè, no, sono robe contemporanee. Però devo far figuraccio. No, una sola, ti dico, Sespo ha fatto 2 su 3 però con l'aiuto. Quindi una in verità ne ha indovinata. Mezzo aiuto, dai. Dai, avete detto sì. No, allora, andiamo. Allora Pat, devi fare una scelta in questo momento. Vuoi partire da quella più difficile a quella più facile o da quella più facile alla più difficile? Quella più facile. Vuoi partire dalla più facile? Sì. Ok. Allora, prima domanda. Che professione faceva il volto del logo di eBay? Questo. Guardalo bene. Ti dico, writer. Ci stanno le opzioni. Sì, ci sono le opzioni. Writer. Pittore, skater o wrestler? Secondo me vedendo la faccia mi sembra la wrestler. Quindi? L'accendiamo? Boh, vabbè, sì. Non lo so, quindi sì, va bene. Wrestler. È Andre the Giant. È stato tipo un ampliamento di una mostra di pittura. Uh-huh. E hanno creato questo logo di eBay. Prima andata, quindi. Grande. Andata bene. Uno. Domanda numero 2. Chi è l'attuale creative director di Off-White, dopo ovviamente il grandissimo Virgil. Nigo, Clint, Pharrell Williams o Ibrahim Camara? Te li ripeto se vuoi. Nigo, Nigo, Pharrell Williams, Clint o Ibrahim Camara? O Camara. Spara. L'ultimo, le Camara, come si chiama? Complimenti. Complimenti. 2 su 2. 2 su 2. In realtà sapevo. E siamo giunti alla terza domanda e ti chiedo: a cosa si ispira il nome Nike? Alla città in cui è nata la prima fabbrica? Al nome del padre del fondatore? A una dea greca o al playmaker dei Boston? Io penso alla fabbrica. Penso, non lo so. Accendiamo? No, in realtà no. Aspetta che ci penso no. Oh! Gli avete rotti i coglioni e puntata là dietro! Oh! No, sono assurdi questi qua. Cioè, devo fare il video alle 8 di sera con i negozi chiuso, nessuno più entrare. Non, cioè, non mi hanno detto niente. Assurdo. Dai, vediamo se ti hanno suggerito bene. No, non mi hanno detto niente. Cioè, neanche ho capito. Secondo me è dea greca. Perché? Boh, perché ci ho pensato un attimo. Vabbè, è corretto, la dea greca. Grande il team di Orange. Complimenti. Bravo. 3 su 3. La dea greca della vittoria, Nike. Quindi Nike. Sì, no, lo sapevo. No, infatti. Vabbè, 3 su 3 hai battuto Sespo. Dissa Sespo. Era facile. Comunque Sespo mette un po' quello che trova, quindi. Andiamo fuori a fare l'altra. Bro, spero che sei soddisfatto. Super soddisfatto. Nella giornata di oggi di acquisti. E... io ti ringrazio innanzitutto. Ma che figurati. Ringrazio ovviamente Orange. Anche Orange. 420. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ringraziamo anche Orange come sempre che ci ospita. Vi lascio ovviamente i social di Patrizio qui sulla descrizione, anche se è molto difficile che non lo conoscete, anche quelli di Orange ovviamente. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Shopping Con e fatemi sapere nei commenti chi vorreste vedere. Ciao ragazzi.